Bella ragazzi, benvenuti nel nuovo video del Diario del Russo. Siamo di nuovo qua, chiusi in camera a fare i video. Allora, nel video di oggi volevo discutere un brand amatissimo nello streetwear che a me non mi piace affatto per vari motivi che spiegherò. Probabilmente a voi vi piace. Se dopo aver visto questo video non vi piace più, va bene, va benissimo. Se dopo aver visto questo video questo brand vi piace tuttora, va bene uguale. Tanto io sono qua, diciamo, per condividere il mio punto di vista. Il brand di cui parleremo stasera è Antisocial Social Club, il brand Edgy Kids Best Brand in the World. Mamma, guarda, sono antisociale, ce l'ho la felpa di Antisocial Social Club. A parte delle battute, allora, quando questo brand è diventato un po' virale, mettiamolo così. Io mi ricordo di aver scoperto questo brand circa un anno e mezzo fa, roba del genere, quando ci avevano ancora il negozio su Big Cartel. Mi ricordo proprio l'indirizzo e tutto. Ed era bellino, cioè il logo che ha fatto Nick Lurk era molto bellino. C'era tanta ironia tuttora in questo logo, diciamo, per cui a me mi era piaciuto quel logo lì. Però ovviamente la roba era sold out e non l'ho comprato e niente. Però da un anno e mezzo fa è già passato un sacco di tempo e se andava bene che Antisocial prima stampavano su Gildan, diciamo è normale, cioè diversi brand emergenti prendono la roba Gildan, magliette, felpe e ci stampano sprint sopra, va benissimo. Però ovviamente lo fanno perché è abbastanza veloce, poi dopo i costi sono bassi, la qualità ovviamente è quella di Gildan che è, ma proprio per questo motivo Gildan costa poco ed è molto accessibile come avevo appena detto. Però dalla creazione di Antisocial Social Club è già passato un sacco di tempo. Cos'è che è successo con il logo? Si è evoluto? No, è tutto uguale. Il logo, quelle Edgy Kid logo non è cambiato assolutamente niente, è sempre uguale. Cioè, all'inizio questo logo ha fatto sì che ha creato, diciamo, tanto hype, l'ha portato Kanye, altre celebrità, diciamo, quelle felpe hanno un po' dato una spinta abbastanza grande a questo brand. Però, porco zio, è già passato un sacco di tempo che i cambiamenti sono stati fatti. Cioè, invece di stampare sul Gildan, stanno stampando su Independent. Nice job, bra. Really nice job. Cioè, non capisco. Cioè, qualità di cacca, sempre. Ora sto dicendo di cacca, vorrei dire un'altra parola ma non posso. Family friendly Vlad here. Non hanno migliorato il logo, tutto uguale. Qualità di merda. Spedizione di Antisocial è una roba proprio da leggenda. Cioè, escono nuovi drop e le persone ancora aspettano le cose del drop precedente. Cioè, e mentre Nick Lurk si compra nuove macchine, se andate per curiosità sulla sua pagina di Instagram, 80% dei commenti che troverete sotto le sue foto quando arriva il mio ordine, tipo quando arriva il mio ordine non è stato spedito, non è stato spedito. Per cui spedizione fa cagare. Allora, per cui abbiamo tre motivi per non comprare. Grafica vecchia, evoluzione zero, stesso idea usato e strausato, stesso logo stampato su migliaia di capi, originalità tendente a proprio zero, spedizione di cacca. Poi spedizione ci sono in realtà delle persone che ricevono in tempi abbastanza ragionevoli i loro ordini fatti da Antisocial, ma sono praticamente special ones. Cioè, io personalmente non conosco le persone che hanno ricevuto il loro ordine nei tempi previsti, ma solo sento che esiste in Italia qualche ragazzo che ha ricevuto i tempi, cioè che ha ricevuto l'ordine nei tempi giusti, per cui abbiamo anche questo. Poi dopo c'è la presunta limitatezza di questo brand. Allora, perché ogni volta al di fuori del drop, quando tentiamo di entrare sul sito di Antisocial, vediamo su ogni item la scritta sold out, sold out, sold out, sold out. Stock. Ora ve lo spiego perché. Ho partecipato un po', ho osservato il drop, ora non mi ricordo, non mi importa neanche di sapere quale di quest'estate, e mi ricordo molto bene che il sito, se non mi sbaglio, era aperto alle 5 di pomeriggio, fino alle 6 o alle 7, 90% degli articoli era ancora in stock, però non solamente erano in stock. Se io andavo e provavo ad aggiungere dentro il carrello per dire 50, 100
2000, 10.000 felpe, 2-3.000 me li permetteva di aggiungere dentro il carrello, però se provavo ad aggiungere 10.000, guarda, in stock sono rimasti solamente 4.383 felpe. Per cui cosa fanno loro semplicemente? Aprono il sito, ordini che arrivano probabilmente primi oppure quelli a chi danno early access, cioè l'accesso privilegiato, a chi danno la password con quale entrano sul sito. Forse per loro i pezzi sono già prodotti, però mi viene da pensare, come mai mi permette di comprare 4.000 felpe e me li dai disponibili? In realtà la risposta è molto semplice. Antisocial fanno il pre-order enormi. Questo anche spiega il motivo dei ritardi nelle spedizioni. Qual è il loro modello di business? Prendono più ordini possibili nell'arco di un'ora e mezzo, 2 ore, poi dopo annullano lo stock degli articoli diciamo, dal loro sito. Di conseguenza tutte le persone che entrano dopo vedono scritto sold out, pensano, ah, tipo bisogna essere veloci per comprare, eccetera, eccetera. Per cui quando droppa la prossima volta loro arrivano subito sul sito e comprano, pensando che tra poco andrà in sold out, anche se non è così. Prendono un sacco degli ordini e poi dopo solo producono questi pezzi. E visto che gli ordini sono tanti, non riescono a produrli abbastanza velocemente e poi dopo bisogna sperare che il tuo ordine verrà prodotto, cioè, e cominciano a subentrare tutte queste menate. Per cui, dal punto di vista di una persona che acquista la loro roba, è la situazione peggior possibile. Dal punto di vista loro del business, è un business che spacca, cioè usi le felpe, usi le hoodie che costano 2 lire e qualità di merda, fai una stampa cazzatina sopra, per cui già ce l'hai il costo di produzione bassissimo, però non devi neanche produrre prima, in modo di non avere poi dopo la merce ferma nel magazzino. Te semplicemente prendi un bot di pre-order senza dire che sono pre-order e solo dopo li produci, cioè te c'hai, così c'hai i soldi, loro ce l'hanno, soldi puliti così proprio, e per questo Nick Lurk riesce a comprarsi dei macchinoni fighi. Dal punto di vista di business, una roba pazzesca. Dal punto di vista di una persona che compra, fa veramente cagare. Per cui, ricapitolando tutti i motivi: qualità cacca, spedizione malissima, sold out finto, tutto va su pre-order, cioè, e poi dopo originalità assente. Nelle collaborazioni che ci sono stati, ora ultime che mi vengono in mente, quella con Bape, quella con Undefeated, quella con Bape fa cagare. Hanno preso una cosa semplice del Bape, hanno schiantato la scritta ASSI sopra con qualche glitter, anche no, grazie. Unica cosa positiva di quel collab che hanno stampato diciamo, sulla merce di Bape, non sulla merce di Antisocial che era inguardabile. Invece l'unico collab che mi è piaciuto di Antisocial è stato quello con Undefeated. Quello lì mi si è piaciuto, ma mi si è piaciuto non perché era Antisocial, ma perché era con Undefeated, altrimenti facevo cagare uguale. Penso di aver raccontato tutti i miei pensieri su questo brand, per cui, sottolineando tutto, io spero che hype intorno a questo brand finisce prima possibile, perché non si può più, è già ormai durato troppo questo brand. Comunque sì, spero che comprendete il mio punto di vista, fatemi sapere nei commenti cosa voi ne pensate per quanto riguarda questo brand stra originale. Sono Vladislav Kirillov, iscrivetevi al mio Instagram qua sotto, iscrivetevi al canale Diario del Russo e ci si vede nel prossimo video. Bella. Why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop tart.